Finalmente è arrivato questo gol, lo volevi fortemente, ora può partire un nuovo campionato per te. Sì, sì, sono contento anche per la squadra che abbiamo fatto un grande gioco oggi e che certamente per me che ha fatto trovare il gol, no? Tu hai segnato doppietta addirittura per Brighi, comunque è veramente un grande gruppo questo, cioè comunque tutti decisivi. Sì, lo più importante adesso per noi è che la squadra sta girando bene, uno che entra lo fa bene, questo è lo più importante, no? La mentalità è che ognuno giocatore entra e lo dà il massimo, no? Questo è lo che stiamo facendo adesso. Senti, anche oggi però sei entrato e tanti fischi dei tifosi, come ti sei sentito? Io tranquillo, io entro sempre a fare il mio lavoro e c'è volte che lo fa bene, c'è volte che non riesce a farlo bene, però adesso la squadra sta facendo molto bene, quindi quello che entra deve dare su mano di aiuto, no? E penso che adesso siamo tutti fortissimo. Giulio, questa è una Roma che ultimamente sta sempre abbastanza soffrendo, ma comunque riesce sempre a portare via, oltre che i tre punti, anche il dominio, no, nel complesso della gara. Abbiamo sofferto anche oggi, non ha sido una partita facile, però lo più importante sempre è lo tre punti, no? Non importa più se giochi bene, lo importante è fare i tre punti. Sta più vicino dell'Inter, no? Senti, i tuoi amici dell'Inter pensi che si sentono sicuri oppure temono questa Roma? Io non lo so, io sono tranquillo e non l'ho sentito nessun amico mio lì. Io sono preoccupato delle mie squadre, quindi loro devono stare preoccupati della loro squadra e niente, a lavorarci e intentare sempre stare lassù. Grazie. Allora, sono 20 risultati utili consecutivi, come state vivendo questo momento? No, noi l'ultimo per me è questo, è quello che mi ricordo di più. Gli altri sono passati, per voi sono statistiche, no? Per noi è un giorno dopo l'altro, dobbiamo continuare a fare bene perché dobbiamo arrivare sempre più su. Anche oggi un paio di interventi bellissimi da parte tua, decisivi direi. Grazie, sono lì apposta, ho fatto questi interventi, però abbiamo ripreso molto molto bene sul secondo tempo e abbiamo vinto contro una squadra che ha giocato molto bene. È una Roma che però sta soffrendo troppo, Firenze stasera col Palermo nel primo tempo, sta pagando un po' di fatica. No, è una squadra che gioca per vincere, 7 volte gioca bene, non vince, quindi in classifica non conta niente. Però se si soffre così, si vince 4-1, io voglio soffrire sempre. Grazie. Ciao, grazie Giulio. Allora, ma... due assist, due gol e un assist. Quella è la cosa più bella che fa. Così facciamo di più. No, penso i gol, sono uno che non segna tantissimo, quindi quando si fa gol è sempre un qualcosa in più. Poi è venuta la vittoria contro una diretta concorrente per l'Europa, una vittoria importante, voluta, e quindi tutta la serata è da incorniciare. Ma... no, Brighi, dai voglia, ce ne voglia di Brighi per far tutti. Matteo, si parla tanto di una Roma che in questo periodo sta soffrendo, a me sembra più che sappia gestire tutto sull'avversario, è così secondo te? Sì, ho detto, siamo secondo me maturati e sappiamo valutare la partita, come era successo magari domenica scorsa, una domenica non brillantissima, siamo riusciti a non prendere gol e per noi è importante, insomma, non prendere gol, poi davanti qualcuno la risolve, penso sì, è maturata come squadra. La palla adesso, Matteo, passa naturalmente all'Inter, anche se non bisogna fare i conti con le altre, vedere le altre, però c'è la possibilità domani di vedere un Inter sicuramente in difficoltà al San Paolo e si potrebbe insomma grattare qualche altro punto. Sì, noi stiamo facendo il nostro, loro è chiaro che in cuor nostro speriamo perdano qualcosa, noi dobbiamo continuare così, poi domani non è facile andare a Napoli per loro, come non sarà facile per noi andarci, quindi se devono perdere punti a cominciare domani, perché no? Eccoci qua. Allora, con il dottor Montali, fortemente secondi aspettando l'Inter, la partita di domani al San Paolo? Bah. Noi siamo tranquilli, era importante per noi fare questi 3 punti, era decisivo per la nostra classifica e siamo contenti per questo. Adesso quello che fanno gli altri non è che si può gufare sempre fino alla fine dell'anno, bisogna stare sereni, tranquilli. Però guardare gli altri risultati non c'è niente di male.
li guardiamo con molta attenzione, ma guardiamo sia quelli avanti che quelli dietro, tutti sono quanti. Sono 20 risultati utili consecutivi, siete un caso unico in Europa. Ah, grazie, non lo sapevo, molto gentile. Ma comunque grande concretezza della squadra, perché ha sofferto e poi praticamente ha colpito ogni volta che ha avuto un'occasione. Sì, la prima parte della partita abbiamo avuto qualche difficoltà, subito in mezzo al campo, è stato bravissimo Claudio nel secondo tempo a fare i giusti correttivi, la squadra è andata in campo con le idee un po' più chiare, abbiamo giocato meglio, abbiamo vinto direi meritatamente la partita. Il distacco dal quarto posto al quinto posto continuano a aumentare, insomma, dà anche fiducia, ma tranquillità. Tutti continuano anche prima, tutti continuano a farmi quella domanda, siete l'anti-Inter, no? Noi non siamo l'anti-Inter, noi siamo la Roma. Ma sto dicendo che dà tranquillità avere parecchio distacco, sì, sì, dal quarto al quinto posto. Sì, però ripeto, noi siamo la Roma. E a pensare nella prossima, questo è l'obiettivo della Roma. Cercare di fare passo per passo rispettando gli avversari che affrontiamo, sempre al massimo della concentrazione come è stato oggi, cercando di fare sempre risultati. Oggi è un po' sofferto però nel primo tempo, poi è entrato il gol con un pizzico di fortuna, questa concretezza da dove arriva? Una squadra che sa quello che vuole, tiene la concentrazione alzata anche con la sofferenza, manteniamo una squadra molto equilibrata. E alla fine stiamo riuscendo a ottenere quello che vogliamo, che è i tre punti, che è il nostro obiettivo sempre. Oggi doppietta di Brighi e gol di Giulio Battista. Chi gioca diventa decisivo in questa gara squadra. Penso che mister Daniele è molto bravo in sapere tenere tutti i giocatori concentrati e disponibili. Tanto è che entra, chiunque giocatore entra, cerca sempre di dare il massimo per aiutare la squadra, si mette a disposizione della squadra e oggi è stata una dimostrazione di quello che è la Roma di questo periodo. Giovedì Panathinaikos, quanto ci tenete all'Europa League? Ce l'abbiamo questa settimana da allenare, ci teniamo tanto, andiamo lì con la massima da concentrazione come stiamo tenendo fino adesso per cercare di fare il risultato. Grazie. Grazie.